Sindaco Lo Turco, una vittoria sul filo di lana? Sì, decisamente sofferta, molto combattuta al termine di una campagna elettorale particolare, con certi colpi bassi, però alla fine è andata bene, anche se io mi metto nei panni di chi ha preso una zona per 3 voti e capisco anche l'amarezza. Mi auguro però che al termine di questa lunga tornata si possa ritrovare un comune sentire verso la città e ci si possa collaborare tutti assieme per le sorti future della nostra cittadina. C'è il timore di ricorsi, di eventuali ricorsi, considerato i soli 3 voti di differenza? Penso di sì, penso che probabilmente li faranno, io non so le schede contestate, quante sono e come sono, però probabilmente sarà sì, oggetto forse di ricorso, poi sta giustamente a chi dovrebbe farlo, insomma, capire se ci sono i motivi per poterlo portare avanti. Nello Lo Turco, riconfermato sindaco, quale sarà il primo punto a cui penserà per la città? Intanto devo dire che sono stati 5 anni duri, contrassegnati da questa gravissima crisi economica che ha colpito il mondo intero e quindi anche la nostra cittadina. Poi in più noi abbiamo dovuto affrontare questo problema del rientro economico, di un piano di riequilibrio e quindi ci ha portato sicuramente a dover utilizzare parte dei fondi a disposizione proprio per questo scopo. Però sono fiducioso che questi 5 anni, soprattutto per 2 aspetti fondamentali su cui ho basato questi 5 anni precedenti, che sarebbe quello della realizzazione del porto e del lungomare. Io punto tantissimo su questi 2 punti per riqualificare la nostra città e per dare una nuova economia alla nostra cittadina.